Si parla di auto da famiglia, si pensa allo spazio. Una dimensione che in tempi non sospetti faceva rima con monovolume. Oggi ci sono i SUV da famiglia e la 5008 è un bel esempio da questo punto di vista, che dall'alto dei suoi 7 posti offre un mare di versatilità. Vediamo come va nella prova di Andrea. Più che un mare, direi un lago di versatilità. Comunque, scherzi a parte, capita spesso di paragonare la capienza di un'auto, quando ce n'è tanta, a quella di una barca. Bene, oggi, visto che le temperature sono estive, ho voluto mettere in pratica questo detto cercando di comprendere quanto sia grande la nuova Peugeot 5008, magari attraccando al suo interno una lussuosa imbarcazione oppure semplicemente sistemando la famiglia. Sette posti di serie. Ottimo se in casa siete in tanti o per far felici gli amici il sabato sera. Persino a pieno carico di persone, dietro rimane posto per un totale di circa 237 litri a tutta altezza. Ma la situazione cambia se si abbattono il sesto e settimo posto, creando un piano perfettamente piatto a circa 70 cm da terra, mentre se si rimuovono i due sedili, che pesano solo 11 kg ciascuno, si creano altri 80 litri in più, con la parte mobile del vano bagagli ideale anche come protezione durante il carico. In pratica qui preferisco parlare di 5+2 perché si sta comodi solo se non si è troppo alti, benché rimanga un po' di spazio nel bagagliaio, ma è la seconda fila la vera prima classe della 5008. La magia infatti ruota tutta in mezzo. Da qui si accede ai due posti dietro o semplicemente ci si rilassa. Ogni sedile è indipendente, scorre cioè in avanti e indietro, ha l'inclinazione dello schienale regolabile fino a trasformarlo in bracciolo se si vuole. Inoltre tutti i posti della seconda fila sono dotati di attacchi Isofix, compreso quello centrale, il più sicuro per installare il seggiolino e proteggerlo in caso di urti laterali. 38 invece sono i litri di capacità dei tanti vani portaoggetti, per non parlare di tavolinetti e prese elettriche varie, compresa la domestica a 220 volt. Unico dettaglio per i più alti, se è presente il tetto apribile come nel mio caso, sulla testa non rimangono troppi centimetri visto che la seduta è alta e panoramica, mentre per le gambe nessun problema. Di spaziare è spettacolare, per far contenti moglie e figli, oppure per assecondare le richieste di un amico che magari ha bisogno di una mano per l'ultimo trasloco. E poi perché no? Per le attrezzature da spiaggia, perché sì, come sapete, se le volete caricare gonfie perché siete pigri come me, beh, lo spazio serve come. Ho voluto ingigantire la situazione di proposito, ma di fatto l'abitacolo lo permette. La capacità minima in configurazione 5 posti con la terza fila asportata parte da 780 litri, facendo a meno dei due posti centrali. E se la vostra canoa chiede di più, reclinando in avanti lo schienale del passeggero anteriore si arriva fino a 2150 litri fino al cielo. E non ditemi che con tutti questi litri non vi viene voglia di farvi un tuffo. Fuori è un po' multispazio e un po' SUV, ma dentro lo stile 7M nasconde la tipica flessibilità dei monovolume che, come sappiamo, non temono carichi improvvisi di qualsivoglia forma e in qualsiasi stagione.